Prima giornata di ritorno in Serie D, orfana però di uno dei due derby abruzzesi in calendario. Salta infatti il match tra Castelnuovo e Pineto a causa di casi di positività nella squadra del Vomano. È la seconda gara consecutiva ai box per il Castelnuovo, che deve recuperare anche il match col Vasto Girardi. Era stato inizialmente ricalendarizzato per mercoledì prossimo 2 febbraio, ma c'è stato un ulteriore rinvio. In casa Pineto nel frattempo, con la riapertura del mercato, si è consumato un divorzio eccellente. Va via l'attaccante Matteo Minnozzi, tra i protagonisti della super rimonta dello scorso campionato. In arrivo invece il 25enne centrocampista brasiliano Bruno Caprioli, da un club della seconda divisione svedese. Si gioca regolarmente l'altro derby, quello dello stadio Angelini tra Chieti e Nereto. I neroverdi contano di bissare quanto fatto la scorsa domenica, onorare un ex sulla panchina avversaria, da Giovanni Pagliari a Federico Del Grosso, e poi prendersi i tre punti dopo aver rotto il tabù casalingo. Chieti, che dovrà fare a meno dello squalificato Verna e che punterà forte sulla coppia Fabrizio Orlando, in attesa di poter puntare anche sul neo arrivo El Wasni. Nereto, con un disperato bisogno di punti, a un girone intero dalla fine, la squadra vibratiana ha 9 punti da recuperare dal terzultimo posto, che vuol dire distacco permettendo play-out. E allora è necessaria una forte accelerazione in termini di punti, anche se la squadra continua a dimostrare notevoli fragilità. Scontro diretto al Savini per il Notaresco, che riceve il Fiuggi. Squadre separate da un solo punto, con la compagine di Epifani che tenta il sorpasso ai danni di quella di Romondini. Laziali che cercano di mantenere una certa competitività dopo aver perso i pezzi più pregiati. Notaresco che vuole concludere la settimana perfetta dopo le vittorie su Alto Casertano e nel recupero di Castelfidardo. Torna a disposizione Speranza, mentre Pampano prova a strappare ad Esposito una maglia da titolare nel tridente completato da Maio e Valenti. Terza gara consecutiva all'Aragona per la Vastese, che vuole prolungare il suo magic moment: 5 vittorie nelle ultime 6 gare e ingresso in zona playoff. Ospite un Fano alla prima gara del 2022, dopo il rinvio del match col Porto d'Ascoli. Il tecnico Fulvio D'Aderio recupera dalla squalifica Ceccacci e Corticchia. Il primo potrebbe riprendere il posto di titolare, mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina. In avanti, probabile tridente Alessandro Alonzi Scafetta. Fano che solo questa settimana, smaltiti i casi di Covid, ha potuto lavorare a pieno regime. Mancherà per squalifica Cason.